Buonas dias. Ci stiamo dentro, zai? Ulala. S'il vous plaît. Motherfucker. Gesboro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come andiamo? Eh? Siete carichi? Ho i capelli verdi oggi. Devo tagliarmeli e dovrò risistemare il green screen per questa nuova luce che sta venendo fuori nelle nostre mattinate uggiose. Sono un po' fantasmoso, aspetta un attimo. Perché sono così fantasmoso? Mi faccio schifo, mi faccio. Vabbè che in realtà, aspetta, con le cuffie poi dopo si sistema la situa. Quasi, quasi. Vediamo se riesco a non fare danni, eh. Pa, dove cazzo sono? Eccolo qui. Proprietà, no, filtri. Chiave chromaticas. Meglio? Però così mi rompe tutto. Era così prima. 85, 85. Ciao, eh? No, direi che neanche qui si può toccare più di tanto. Come non detto. Rimettiamo com'era. Mi servono delle luci più ficcanti. Le ho chieste al gatto, non mi ha cagato. Le comprerò. Prossima spesa, dai. Quando sei piccolino si vedono i capelli da fantasmino. Vabbè, devo tagliarmi i capelli e poi devo prendere un po' di cose. Vediamo su Amazon se ho qualche credito. Perché volevo anche prendere alla mia signora il monitor. E una tastiera. Vediamo il mio account. Perché lei adesso ha il mio vecchio computer, quello che era in ufficio, però va formattato, va pulito, va tutto quanto. E perché lei sta usando ancora il portatile, che per carità, tecnicamente sulla carta è più potente il portatile, perché c'ha la 1070 il portatile e un i7, invece il fisso c'ha una 1070 e un i5. Comunque, il fisso ha il doppio della RAM, se non sbaglio, e comunque è un fisso, dissipa il calore in maniera un po'. Infatti, il portatile non ce la fa così bene. Cioè, attacca i ventolazzi veramente a bomba. È vecchiotto l'i5 del fisso. Però comunque, cioè, Karim l'ha usato per streamare fino 3 mesi fa, 4 mesi fa. Quando ha cambiato il PC Karim, vi ricordate? Cioè, non. Se lo usava lui per streamare, figurati. Lei per giocare ci va tranquilla. No, più che altro perché sta diventando. Cioè, il portatile poi dopo l'abbiamo preso anche per portarmelo via io quando ne ho bisogno. Se me lo porto via io, lei rimane senza, visto che ne abbiamo uno a casa. Oh, adesso vedo. Fammi vedere. Buoni regalo. Ho 200 euro su Amazon. 233 per la precisione. Oddio, non so se riesco a prendere sia un monitor. Fammi vedere. Monitor 24 pollici. Cazzo, sapere. Cioè, potevo averli avuti prima questi soldi. Mi sarei preso il doppione del mio e glielo mettevo di là. Cazzo.
Allora, il mio è bello in sconto, non so se vi possa interessare, però sì, costa. È in sconto, però viene 2,47. La versione vecchia non ne vale la pena, in realtà, per la differenza che costa 30 euro di meno. Io ve lo linko nel caso mi interessa. Forse ce l'ho anche qui. Fammi vedere. Power Bank Monitor, sì, eccolo qui. Questo è il mio monitor, quello che sto usando in questo momento e mi ci trovo parecchio bene. È veramente un ottimo monitor. In realtà non mi interessa particolarmente. Cioè, in realtà sì, guardi, 144 Hz mi hanno salvato il culo con COD, perché vi avevo detto che domenica avevo un tearing pazzesco, solo che non ho messo il V-Sync, ma ho messo i 144 Hz ed è sparito tutto il tearing. Non male, non vale. Prendi un nuovo per te e passami il tuo vecchio. Ma perché? Cioè, lo comprerei uguale, che cazzo serve? Io sono a posto col mio, non... Io dovrei cambiare quello gigantesco. Infatti ho già chiesto a chi di dovere se ne hanno di più, perché quello lì costa. Quello lì costa. Fammi guardare, dai, fammi guardare. Samsung 21 noni curvo. Attenzione, eh. Allora, parliamone. Lo sconto è importante. Lo sconto è veramente importante. No, non ce li ho da spendere per questo in questo momento. Però è importante e anche interessante. Aggiungi alla lista desideri, così me lo tengo lì. Nel caso vi interessi, vi linko anche questo. Samsung 34 pollici, 21 noni, professionale, curvo. 34 pollici, appunto. Dovrebbero essere 2K, non vorrei dire cazzate. 2K, 2K e mezzo. 100 Hz, 4 millisecondi. L'USB-C, l'HDMI e il DP che è DisplayPort. Da 999 euro a 614. Ora, io ve lo linko. Lo sconto è importante, però sempre 600 bombe sono. C'è anche il QLED. Ok. Che storia. Ah, sì, mi Molto ricordo. interessante. Grazie alla Regia Empire che per i suoi 3 mesi, eroico gatto, buongiorno e buona live. Grazie mille. Stasera alle 10 c'è la conferenza di The Last of Us 2. Non credo. Cioè, bisogna. Adesso mi informo meglio. Non sapevo niente. Esce 211 il monitor che ho mandato? Come scusa? Mal di pancia. Fammi aprire il link. Il primo. Ah, vi esce, no, non vi esce il 32? Che strano. Non ho idea. Non ho veramente idea. Vabbè, se smanacciate un attimo lo trovate comunque. Si chiama Ultra Wide 21 noni USB Type-C Business. No, aspetta, questo qui costa 1056. Cosa cambia da quello di prima? Non ho idea. Io comunque, ragazzi, vi chiedo scusa, ma devo correre un attimino alla toilette. Ho mal di pancia. Cioè, sono stato una settimana senza andare in bagno. Arrivo subito. Arrivo veramente subito. Porca puttana.
Eccoci qua, sono tornato. Ma perché? C'è qualcosa che non va. Allora, ieri sera con col gioco dell'oca ho dovuto ridimensionare la finestra qui. Adesso, come ieri mattina, Obradin, anche se io ce l'ho full screen, guardate, ve lo fa vedere così. Che sia per l'uscita video, si metto netta. Volete provare così? Però mi sembra molto più piccolino. Sembra molto molto più piccolino. Porca vacca, no, direi di no. Proviamo così. È più piccolo però così. E allora facciamo, vabbè, chi se ne frega, tanto si può risistemare. La lascio così, così almeno è grande, e vi ridimensiono la finestra. Tanto alla fine posso, cioè, la finestra la posso ridimensionare, me lo devo ricordare di fare anche stasera, tutto qui. Adatta allo schermo, tiè. Così vediamo bene ed siamo a posto. Che storia però, eh? Oh, di 62 persone abbiamo scoperto 3 come sono morte. Quindi, tanti auguri a noi. Sera carissimi. E questo qui, scusami? C'era un morto qua? Allora, eravamo rimasti all'esecuzione del cinese per aver ucciso l'italiano. Scusate se parlo per razza, ma faccio prima perché non mi ricordo i nomi. Grazie ad Alex per i suoi 2 mesi. Rinnovate tutti, rinnovate, mi raccomando, siamo quasi alla fine del mese. Volete non rinnovare? Oggi esce il video. Ehi! Chi c'è? Oh, là là! Signore Nichols, is that you? Nicholas! What are you doing down here? Hello, yes! All fine here. Signor Nicholas sta facendo qualcosa di un po' strano. Watch your step. Here, let me help you. Non ho capito la dinamica, porca miseria! Chi ha ucciso chi? Un violinista, ok? E lui che cazzo è? Chi è il signor Nicholas? E chi dei due ha coltellato... Oddio! Un altro mo... Ah... Allora, secondo me... Aspetta, questo qui non è quello che è stato poi giustiziato... No, non è quello che è stato giustiziato. Però fa parte della famiglia ricca cinese, lui. E qui cos'è questo? Una conchiglia? Una vagina? Che roba è? Allora, credo che il signor Nicholas sia l'assassino. Violinista l'italiano. Ah, no, beh, lo chiama signor Nicholas. Ma l'assassino, quindi, non era il cinese. Il cinese, questo qui, è stato accusato dell'omicidio, ma in realtà lui aveva preso una botta in testa ed era ignaro. Allora, leggiamo la trascrizione. Il morto ha detto, c'è qualcuno che va là? Qualcuno è ferito? Perché ha sentito probabilmente il coso. Signor Nicholas, quindi la vittima dice al signor Nicholas, cosa ci fa qui? Quindi l'assassino è sicuramente il signor Nicholas. Come è morta? Accoltellato, lo mettiamo. Ucciso da coltello. Da, vediamo se c'è Nicholas. No,
Nicholas Botteril potrebbe essere. Ah, Nichols. Non Nicholas? Mi pareva Nicholas. Rileggo. Nichols, ci avete ragione, Voice. Ma scusa, dal secondo ufficiale? Un tavolo buono che conosco il proprietario, ma c'è. Fammi rivedere un attimo la scena. Questo qui dite che è Nunzio. Ok, il violinista è lui. Lui effettivamente è vestito da ufficiale. Cazzo. E dicevo, grazie mille a Nico. Buongiorno Gattone. L'essere è e non può non essere. Il non essere e non essere può essere. Sei il migliore, il duro lavoro ripaga sempre. Per questo che vi fai fare la figura dello scemo? Grazie, lo apprezzo, gentilissimo. Il Pase, buongiorno gatto, grazie per tutto l'intrattenimento che ci dai. Ne approfitto per chiedere una benedizione per l'esame di venerdì. Grazie mille e tanti auguri a lei. Aspetta, io posso fare questo trick. Ok, lui. Ignoto, tre ricordi. Primo ricordo. Questo. Grazie a Nefastox per i 26 mesi. Noi non abbiamo trovato il signor Nicholson, non l'abbiamo identificato ancora. Quindi potrebbe essere tranquillamente lui. Un tavolo buono che conosco. Violinista Nunzio. Parlato in italiano adesso. Allora. Ok. No, aspetta. Vabbè, andiamo di qui. Quest'uomo. Ok. Lui diciamo che è Nunzio. Nunzio Pasqua. È stato ucciso da Nichols, il secondo ufficiale. Aspetta un secondo. Lui? Fammi vedere se lui è lui. È stato incastrato. È stato incastrato lui. Che poi, scusami, mi dice che lo abbiamo... Non è stato da un assalitore conosciuto, da... Perché in realtà è stata più gente. Come facciamo a metterlo? Nemico? Perché, allora, lui è stato ucciso con un'esecuzione. Se vi ricordate. No, bestia, no. Un carico mal assicurato. Questo non ce l'abbiamo. Non abbiamo il capitolo 2, passiamo direttamente al capitolo 3, dove c'è stato l'omicidio. Non c'è giustiziato come morte? Non mi pare. Controllo, ma non mi sembra. Perforato. Fulminato, malattia. Sparo, ovviamente, perché è quello che è stato effettivamente ad uccidere. Affogato, assideramento, veramente caduto, decapitato, dilaniato, divorato, esplosione. Sorte ignota, affogato. Ucciso. Ucciso. Grazie Strabook per i 24 mesi. Non c'è esecuzione nella sorte. È di sparo di arma da fuoco. Morte naturale. Per pallottole. Quando viene la convalida? È una buona domanda. Convalida della sorte. No, non lui. È perché lui c'è una... vabbè. Ah, glielo devo chiedere? Le sorti vengono convalidate dai gruppi da tre. Ok. Però devono essere tre sorti unite.
Identifica correttamente almeno tre persone e le loro sorti per vedere le informazioni scritte sul libro, vedi? Ma immagino che devono essere nello stesso capitolo. Infatti questo qui non, siamo che non sappiamo che cazzo sia. Vabbè, andiamo a scoprire che cos'è questo. Non posso cliccarci. La conchiglia! La conchiglia, ragazzi, questa qui è la conchiglia che dicevano. Capitano, apra. Prenderemo più di quelle, di quelle maledette conchiglie. Quindi cercavano effettivamente le conchiglie, che sono il motivo della discordia del tutto. Vi ricordate, guardate, dove c'è stato l'ammutinamento? La fuga era... No, nell'epilogo. Guarda, nell'epilogo sono morte 4 persone, eccolo qua. Capitano! Apra la porta, sfondala, o saremo costretti a sfondarla e prenderemo più di quelle conchiglie. Grazie a Marti per i 5 mesi. Quella luce che vedeva dalla cabina del capitano è una conchiglia. Potrebbe essere. Ah, sì, mi sto finendo i fazzoletti. Ah no, effettivamente basta che siano tre. Il capitano era effettivamente separato dalla moglie per quanto riguarda i capitoli. Hai ragione. Qui non mi fa aprire la porta. Come mai? Perché devo uscire per forza qui. Devo uscire per forza. Mannaggia. Fammi capire meglio qui la situazione. Fammi capire meglio. Sì, sono nel ricordo. Ma è dal ricordo che mi faceva premere spazio, eh? Grazie Mr. Muffin per i 24 mesi. Però non abbiamo ancora trovato il francese. L'omicidio. Allora, Nunzio è stato ucciso da Nichols, il secondo ufficiale. Ci manca la salitare sconosciuto. Erano presenti 28 persone. Sì. Ah, possiamo dire chi di questi ha sparato, però effettivamente lo sappiamo già. Quest'uomo era in 10 ricordi. Chi cazzo sei? Ah, è quello che è stato ucciso dal capitano. Però effettivamente tutti gli hanno sparato. Oppure si intende il mandante dell'omicidio. Grazie Mr. Muffin per 24 mesi. Allora, tecnicamente noi possiamo dire che lui è stato ucciso dal capitano. A Wolf che ha dato il comando. Potrebbe starci anche Wolf che ha dato il comando dell'omicidio. L'omicidio dell'esecuzione. Non lo trovo. Mi piace che... No, Wolf... Come, Wolf era morto? Non è possibile. Perché me lo segnava? Uno, due... non sappiamo. Ho cambiato la vittima? Porca puttana. Avete ragione. Avete ragione, porca troia. So stupido. Cazzo, mi ha fottuto tutto? Lui era quello col nome lunghissimo. Lui aveva un nome incredibile. Eccolo qui. Dal capitano, no, da Wolf gli rimettiamo qui. Porca miseria, spero che non mi abbia fottuto anche la storia di Wolf. Vediamo. Sì, me l'ha ritolto Wolf. Porca puttana. Vi ricordate dov'era Wolf? In quel capitolo? Ho fatto una stronzata. Era lui, Wolf. Mi pare. Sì. È lui, Wolf.
Boh, l'abbiamo risolta facile. Ok. È stato ucciso da un colpo di cannone sparato da una terribile bestia. Però, scusami, Wolf, il cinese e l'italiano sono tre persone. Come funziona quello che stai guardando? Allora, noi stiamo investigando su questa nave per capire cosa è successo. Ci hanno dato questo libro con tutti i vari capitoli. E noi man mano stiamo andando indietro nel tempo, nei ricordi di quello che è accaduto per scoprire cosa è successo. Quando la foto è più nitida non è possibile sapere chi sia, però puoi decidere tu chi è quando è nitida. L'italiano è stato ucciso prima. Sì, l'italiano è il motivo per cui il cinese è stato ucciso. Nel capitolo 3, l'omicidio, il cinese è stato colpito in testa dal secondo ufficiale. Eccolo qua, vedi, dal secondo ufficiale. L'italiano era sceso a controllare che cosa fosse successo, perché probabilmente ha sentito la colluttazione, e il secondo ufficiale ha infilzato l'italiano e poi è scappato. A meno che noi, come assassino, non dobbiamo mettere Nichols del cinese, eccolo qua, perché tecnicamente è colpa sua che lo ha incastrato. Perché infatti lui è stato trovato privo di sensi e gli hanno dato la colpa dell'omicidio dell'italiano. Provo a mettere... Cosa? Chi era il secondo ufficiale, no? Nichols, come assassino. No. Vabbè, per adesso lasciamo così. Poi vediamo. Ci devono essere più morti collegate, si vede. Ok. Ok, questo qui era stato dilaniato. Che allegria. Qui abbiamo già dato? Non mi ricordo. Questo qui che cos'è? Sì, mi sa di... No, capitolo 7, la sventura, parte 6 di 8. Ah no, sì, è quando è morta la signora, questo. Quindi possiamo rivivere i ricordi. No, non è quando è morta la signora. Ma sì, è quando c'è stato l'attacco del Kraken. Infatti mi dice avanti per skippare. La teoria è un po' strana, ma dalla foto sembra che ci sia un solo colpo che l'abbia preso durante l'esecuzione. Sai che potrebbe essere? Sì, 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 questo qui l'abbiamo già fatto. Torniamo all'esecuzione. Mi è colpito da un solo colpo, guarda. Torniamo indietro a vedere l'esecuzione. L'omicidio. Hok Seng Lau, you have been found guilty by self-confession of the murder. Effettivamente, guardate, un solo colpo colpisce. No. Ed è il suo. Chi cazzo è lui? Vedi? È l'unico colpo che effettivamente lo colpisce. Chi cazzo sei, figlio di puttana? Quest'uomo è stato ucciso da un coltello. Dal capitano. Lui è in 10 ricordi. Perisce in epilogo parte 2. Quando viene accoltellato dal capitano. 10 ricordi. Annota ricordi. Ah, sì, mi ricordo. Fammi vedere. Era qui? Era qui? Era qui. Cos'è questo? Oh no, sei ferito, non mi lasciare, tieni duro, sono qui con te. Di alla madre di Pete che ho fatto del mio meglio per prenderlo in salvo. Glielo direi tu stesso, Brennan, porta i ferri del chirurgo. Allora, questo qui è Brennan. No, non ho informazioni sufficienti. Beh, lo chiama Brennan. Grazie a tono duro per i 10 mesi.
Era quello che è stato ucciso dal bastone. No, mi sa che era quello lì che è stato accoltellato. Vedi, quest'uomo è stato ucciso con un coltello da Robert Witt. Da chi? Dove sono? Devono essere qui da qualche parte. Sono in fondo al mare. È una menzogna. Alloggio del capitano. Ah, sì! Quando entrano nella cabina del capitano, gli dice, dove sono? Deve essere qui a qualche parte, cercando le conchiglie. E il capitano dice, sono in fondo al mare, perché dice che le ha buttate via. È una menzogna, e poi, zacchete, viene accoltellato. Brenner è un'altra persona, ha chiamato... Ah, sì, per i ferri del chirurgo, c'hai ragione, è per quello che non potevano identificarlo. Grazie a Blazecrow, 10 come il massimo voto su 10 che puoi dare a questo gioco. Ma balovare davvero? Beh, per adesso sì. Brennan è il pelato che arriva per le scale. Sì, sì, avete ragione. Chi lo ha ucciso allora? Però lui era presente in questa situazione qui? Che cazzo stava facendo? Ah, no, aspetta un attimo. Brennan è quello che porta i ferri da chirurgo, mi sa. Posso tornare lì? Posso rivivere quella situazione? Devo andare. Sotto. Vado. Aspettate un attimo. Andiamo a rivivere. Sì, abbiamo capito. Saranno le conchiglie a evocare il Kraken? Secondo me sì. Allora, dobbiamo andare giù. Sì, probabilmente il medico che ha mandato quell'altro. Però prima... Porca puttana, ma posso passare su di qua? Sì. Sì, ok. Era qua? No, non è vero. Non è vero, fammi vedere. Sì, è in 10 ricordi, aspetta. Eccolo qua. Era alla mia destra. Porca puttana, perché devo premere tab per chiudere? Ok, di là. Sì, infatti, vedi, c'è anche il coltello e tutto quanto. C'è il coltello e tutto quanto. Come mi sto prendendo, eh? No, ti ha cut. Don't leave me. Bear up, son. I'll stay with you. Tell Pete's mother I tried my best. Aye. To pull him back, to save him. You tell her yourself. Brennan, bring the surgeon's kit. Sì. Stai chiamando Brennan, che però... No, questo qui è Brennan. Qui c'è stato l'ammutinamento nel frattempo. No, però qua c'è qualcosa che non mi torna. Questo l'abbiamo identificato? Il primo ufficiale, perfetto. Lui? No, perdonami. Lui? Chi cazzo è? Non sappiamo chi è né come sia morto. Beh, sorte ignota, credo sia stato accoltellato. Però dice che sono presenti tre persone, ma in realtà ce ne sono ben di più. Brennan è il pelato. Questo qui è Brennan. Grazie Simriki. Però mi dice che non so ancora chi è. Grazie ad Andre, sono 33 come gli anni di quello un po' più famoso. Grazie. La scia di sangue mi fa capire che lui si è trascinato fino a qui. I due tizi per terra sono un'altra storia, l'abbiamo già ammirata. C'è stata proprio una serie di accoltellamenti e morte qui. Dobbiamo capire chi è quello lì dal cappello.
torniamo alla scia di sangue. Vedi, qui c'è il coltello e qui c'era tutta la situazione. Non è morto qui quello lì col cappuccio. Mi pareva questo dicesse di più. Sentite. Allora, questo qui è il capitano. No, il primo ufficiale, vabbè, quello lì. Lui. Il primo ufficiale che sta andando di qua e ha trovato quello accoltellato. Allora, gli possiamo dire che questo qui è morto accoltellato? Dove puttana è uscito? Aspetta. Allora. Tab. Lui, quest'uomo, morto accoltellato. Coltello. Da un assalitore sconosciuto. E secondo me l'assalitore sconosciuto era questo. Non lo so, perché effettivamente questo però ha la pistola. Allora, questo qui ha sparato in faccia a questo qui. Questo qui è sceso e gli ha dato una mazzolata. Ah no, c'era dissanguato tra le kill, perché effettivamente il coltello l'ha tolto. Sì, è morto dissanguato tecnicamente. Eh no, però la coltellata c'è stata. C'è dissanguato? Non c'è, perfetto. Quindi accoltellato va benissimo. Lui è sceso a controllare. Questi qui chi cazzo sono? Cazzo, aspetta. Ucciso da bastoni, ignoto. Chi è lui? 8 ricordi. Annota i ricordi, fammi vedere. È quello che ha sparato al signor Wolf? Scusa, questo qui non è il signor Wolf. No, è questo qui il signor Wolf. E lui che cazzo è? Il capitano del treno? Non è che il primo morto a terra che lo ha coltellato. Può essere. Non lo so. Può essere, eh. Boh, vediamo gli altri ricordi dove compare. Era qui. Vabbè, ma qui. Qui dove la donna spara all'uomo non vuol dire niente. Ah, sì, mi ricordo. Ucciso con una spada da un assalitore sconosciuto. Ah, quello dell'ultima scialuppa. Scusami, cosa c'è qui? C'è del sangue. Che è successo? Ah, semplicemente mi fa rivivere quello. Ok, questo è l'inizio dell'ammutinamento. Uno è stato colpito da un'altra parte. Grazie a Matilde, buongiorno Gattone, questa mattina la seguo dall'ufficio e questo gioco ficca tantissimo, veramente tanto. E grazie anche a Shinji, che ciao Gattone, condivido mentre mi guardo i titoli di coda di Borderlands 3. Si diverta! Questo è quello col cappello. L'assassino. Ok. E il morto?
Il morto è il capitano del treno. Però se voi guardate, qui c'è una striscia di sangue. Allora, c'è stata la coltellata. La dinamica è stata: non possiamo fidarci del capitano, è il morto, quindi quello sparato. Prendiamo la barca e facciamo rotta verso l'est. Ah, oddio. Allora, secondo me, il capitano del treno era quello che voleva mutinarsi, che è quello che è stato ucciso poi in questa collocazione. Questo qui stava scappando urlando ammutinamento e lo ha accoltellato. Questo qui è sceso e ha detto: oh, che cazzo fai? E gli ha sparato. Non lo so. E però comunque non sappiamo chi cazzo è chi. Grazie a Bromano di Periferie, siamo a 22, cifra palindroma, quasi 2 anni di divertimento e risate. Grazie. Torno indietro. Non il contrario, l'assassino è quello che voleva mutinare. No, l'assassino è... cioè, quello che voleva mutinarsi aveva la X, quindi è quello che è morto, guarda. Te lo dice proprio nella trascrizione. Vedi? La X significa che è morto. Basta, non possiamo più fidarci del capitano e quindi è quello che è morto sparato. Sì, andiamo a vedere da dove arriva quel benedetto sangue. Questo qui è quello morto. No, chi è? Quello pelato questo, no? Perché non me lo fa identificare? Il Nostromo. No, non è morto dilaniato questo. Oh sì, cioè senza un braccio tecnicamente, però... Mettetevi giù, lasciatevi, si è ferito gravemente. Il calamaro. Dov'è il mio francese? È stato il calamaro. Il tuo secondo è stato fatto a pezzi, ma non sappiamo se è morto. Beh, tecnicamente c'è il cadavere, quindi sì. Non l'abbiamo uccisa. Proviamo a mettere dilaniato dal mostro. Yes! Yes! Ok! Abbiamo preso anche lui. Perfetto. E il signor Wolf. Perfetto. Ok. Quindi adesso però dobbiamo capire intanto chi è lui. E una volta che abbiamo capito chi è lui, sappiamo che ha ucciso anche l'asiatico. Forse hanno litigato tra di loro perché l'uomo con la barba voleva sparare a quello che origliava. Lì si va un po' troppo sul tecnico, non lo so. Non lo so. Fatto sta che queste morti sono un po' difficili. Difficili, ecco. Allora, qui c'è una bella pozza di sangue. Allegria! Vediamo qua cosa c'è. Niente. Niente, neanche qui. Secondo me i due dell'ammutinamento sono il morto e l'accoltellato. Sì, sicuramente. No, no, il cinese non è sbagliato, eh. Allora, il cinese, ti dico io qual è il problema. Ci manca il nome del cappello che ha ucciso il cinese. Perché durante l'esecuzione solo uno ha effettivamente colpito l'eseguito.
Dov'è? Eccolo qua, vedi? Quindi noi non sappiamo chi l'ha ucciso. E non è un ufficiale, ma è un... non sappiamo che cosa sia quello lì. Da un ignoto. Perché lui era appeso ed è quello lì col cappello. No, noi allora, questo qui è l'assassino del cinese. Lui. Non sappiamo chi è. Una volta che abbiamo saputo chi è lui, sappiamo la sua sorte, perché sappiamo il nome e come è stato ucciso, e la sorte totale del cinese. In quattro solo uno per un bersaglio immobile. Sono delle seghe. Però magari ondeggiava. Mi fa vedere questo. Com'è morta questa mucca? È veramente l'uccisione della mucca. Come on before she kicks up. You all right there, son? Never been on a farm, chap. Mind your shoes now. Ok. Adesso sappiamo com'è morta questa mucca e chi era presente. Allora, credo questo sia Charlie, quello che vomita, no? Leggiamo la trascrizione. Dov'è? Ah no, non posso per adesso. Questo è il macellaio, credo. È anche vestito da macellaio, effettivamente. Ci sarà un macellaio tra le persone? Passeggero, timoniere, commissione di lavoro, chirurgo, infermiere, carpentiere, cuoco. Potrebbe essere il cuoco. Vabbè. Secondo me è giusto, comunque. E qui un po' di gente che lo teneva fuori, fermo. Vabbè, era anche vestito da cuoco, dai. Scusami. C'era il macellaio? Ok. Non l'ho visto. Un freddo tagliente. Quello lì probabilmente che abbiamo visto è morto assiderato. Seconda pagina, primo nome. Adesso ci arriviamo. Allora è il macellaio sicuro. Portalo dal carpentiere, dice. Qui non è morto nessuno. Fallo avvolgere e diamogli l'estrema unzione. Non c'entra niente con la mucca questo discorso. Colpiscila qui un colpo secco attraverso il cranio per stordire il cervello. Quindi ha finito. Quando hai finito, le taglio la gola. Qui. Forza, prima che si tieni in piedi. Tutto bene, signore? Mi hai visto una fattoria Charlie? E Charlie è quello che vomita. Allora. Qui c'è uno morto. Questo qui è morto. Da freddo tagliente, secondo me, è morto assiderato. Ma ne riparliamo con calma. Era di qua? Questo immagino sia il dottore. Il dottore che gli ha detto di portarlo a dargli l'estrema unzione. Allora. Qui abbiamo sicuramente lui, che è macellaio. È vestito da macellaio. Secondo me. Seconda pagina avete detto, no? Macellaio. Per me è questo. È palesemente lui. E questo qui è Charlie. Che cazzo è Charlie? Sei stata tu? Ma niente, allora. Aspetta che magari ho sbagliato. Sì. Charlie che sembra coso... Oh. Pierino. Poteva essere Charles
e l'ha chiamato Charlie come diminutivo. Sì, però se iniziamo anche con i diminutivi qui è finita, eh. Ci sono più di un Charles. C'è Charles Minor. Qui no. Poi c'è... Figura qua. No, è la pagina dopo. C'è Charles Enzichi. Allora, il allievo ufficiale secondo me è lui, Secondo me papabile è questo qui. Vediamo se c'è un Charlie, però. No? No. Allora, per me è lui. Per me è questo qui. Secondo me è l'allievo. Lo chiama signore. Lo chiama signore, quell'altro... Guarda. Ti spiego la dinamica. Poi magari sbaglio, Colpisce qui il colpo secco. Quando è finito... Qui, forza. Prima di sentire più. Tutto bene, signore? Perché... Mai visto una fattoria Charlie? Quindi qualcuno di... Allora, quello di grado inferiore lo chiama signore. Quello di grado superiore, che sarà uno di questi... No, ma sembra lui che glielo dica. Mai visto una fattoria Charlie? Non può essere l'allievo se lo chiama signore. Dipende da chi lo chiama. Invece sì, perché è allievo ufficiale. Lo chiama signore, perché comunque è un allievo ufficiale, ma è di un gradino più alto rispetto agli altri. A un nocchiere non gli dai del signore. No, effettivamente. Vabbè, tanto è così, è non è niente di... Andiamo a vedere questo qui. Secondo me questo è morto assiderato. Un allievo è un allievo. Ho capito, Gabriel, però... Allora, pensala così. È l'allievo di un ufficiale e tu sei un mozzo. Tu non puoi trattare con... al tuo stesso pari l'allievo di un ufficiale se tu sei un mozzo. È come dire, c'è il sindaco e c'è il presidente della Repubblica. Però io non è che vado al sindaco e gli dico: bella zio, come stai? Non so se mi sono spiegato. Un allievo è comunque un ufficiale, è comunque più in alto. No, le traduzioni in Tizel sono fatte dal buon Kenobi. Abbiamo la sicurezza. E un appassionato anche di questi giochi non può aver sbagliato assolutamente. Che fa? Ho annullato il coso. Al grado più basso da ufficiale, esatto. Come è morto? Malattia polmonare. Non è tisi. Il freddo non aiuta. Non è infettiva? No. Cazzo, non è ancora morto. Però lo mandano su per l'estrema unzione. No, è morto dopo perché lo trascinano. Allora, noi sappiamo che lui è morto. Sappiamo anche di cosa. Grazie a Waxio. E siamo a 19, buon anniversario gatto. Approfitto della sub per chiederle una benedizione per i due esami che mi aspettano questa settimana. Tantissimi auguri a te. No, io non volevo identificare, volevo... Ah no, giusto, bisogna aspettare che finisca il coso. È quasi quello che è morto meglio, veramente. Questo sarà il dottore, immagino. Cioè, sì, ha visitato tutti gli altri. Lui è palesemente il dottore. Chirurgo. Beh. Sì. Cioè, io lo metterei chirurgo. Cioè, chirurgo sarà.
O infermiere. Porca puttana! Perché c'hanno l'infermiere e il chirurgo? Bastardi! O chirurgo o infermiere. E lui? Lui è coso? Lui è il terzo ufficiale. E lui se ne frega. Che cazzo sei tu? Infermieri, chirurgo, opera. E beh, che vuol dire, scusa? Grazie a Kenway, siamo a 6 come i nani, ma meno 1, grazie. L'infermiere è quello che portava gli attrezzi da chirurgo nell'altro ricordo. Potrebbe essere. Ma era lo stesso lui? Allora, è morto. Malattia. Ok. Aspetta un secondo. Lui lo abbiamo già visto? Perché se lui lo abbiamo già visto... Non ancora, Maudid. Lui era in 4 ricordi. Scompare in La Fuga. Fammi vedere. Allora, lui era qui, ok, chi se ne frega. Era qui e chi se ne frega. Non era tra quelli a cui veniva chiesto i ferri. Quindi non credo, Gabriel. Non credo, Gabriel. Un infermiere non decide la terapia. Bisogna vedere all'epoca. Non lo so. Scusami? Doppio morto qui? La Madonna! Il fitto si mistera. Cos'era, russo? Questo è... cirillico. No, non è. Quello è... Ah! È indiano. Indi. Ok. Allora. Questa cosa ci può dare una... Non so chi ha parlato a chi, però. A questo qui gli chiede, stai bene? Quindi questo probabilmente è un indiano. Ma ce ne sono talmente tanti. Poi ci sono anche 3 russi. Non possiamo identificarli. Però, no, aspetta, gli dice qualcosa. Aspettiamo un attimo. Lui è? Infastidito. Qui c'è John Marston. Figa quanta gente. Sì, lo chiamava per nome, adesso glielo mettiamo. Però, scusami, non mi ha fatto vedere com'è morto. Quello di prima. Mi sento quasi in salute con l'influenza. E il dialogo me lo fa aprire tra un attimo.
Allora, chi è questa persona? Lo chiamavano Sid? Sid, alzati, bevi qualcosa. Smettila di barare, è un altro discorso. Ok, allora, questi due sono per quelli che giocano a carte, quindi c'erano due russi. È russo questo qui? Credo di sì. Questo lo è sicuramente, questo, boh, mi pare, non ho idea. Sid è quello che sta morendo. Che gli dicono, bevi qualcosa. I russi giocano. Lui è Sid. Sarà tra gli indiani, perdonami. Eccolo qua. Sì. Solomon Syed. Ok. Io li metterei che... per malattia. Però effettivamente... quello di prima diceva che gli altri stanno tutti bene. Secondo me è assiderato, eh. Però è strano, assiderato così? Cioè, nel nulla? Solo lui? Alzati, bevi qualcosa. Perché se leggiamo la trascrizione di prima... no, del dopo, scusami. L'avremo già tutti, l'avremo presa alla casa dei Lascari. Ho visitato tutto l'equipaggio e stanno tutti bene. Effettivamente era un'infermeria qui però, eh. Secondo me qui possiamo dire che questo qui era l'infermiere. Siamo in infermeria. Secondo me a questo qui gli possiamo dare dell'infermiere. Io metto infermiere. Poi vediamo. Aspetta, dice... l'avremo una malattia polmonare. Non è tisi, il freddo non aiuta. Ah, stessa cosa degli altri. Quindi altre persone tecnicamente sono morte. Proviamo. Proviamo a mettergli... malattia. Stanno bene perché lui era già morto. Però adesso ne abbiamo uno con una sorte completa. Lui non sappiamo che cazzo fosse. Cazzo. Dice che non è infettiva. No, però dice anche che stessa sorte degli altri. I russi in totale credo siano tre. Eccoli qua, tutti e tre, vedi? Però non sappiamo dire chi è chi. Che poi gli ha detto smetti di barare, fatti gli affari tuoi. Come? Scusa, stronzo. Vedere se uno sta barando. Sì, forse qui... no. Non ho idea. No, non può essere la febbre. Ha detto che non era infettiva. Giusto, dice stessa sorte degli altri.
Sì, uno ha le carte sia nella destra che nella sinistra, ma magari stava buttando giù un... Non sappiamo con certezza se aveva barato o cosa. Col girato aveva anche più carte, ok. Come quantità. Scusami, la testa di mucca mi... Mi brilla però. Perché ho perso qualcosa? O forse giusto per farmi capire che anche quella si poteva toccare. Sotto le scale, la botola, hai ragione, potrebbe aprirsi. La cella frigo... non si può aprire. Non posso scendere più. Qui c'è un morto. O no? No. L'armeria. No, spazio me lo fa premere solo quando vuole lui. Io vorrei scendere ancora, ma non posso farlo. Sto un po' incartando. Qua vedo ancora mosche. Non so se è perché ci manca qualcosa. O solo per richiamare l'attenzione. Nuovi morti. Ah, vedi, sì, l'orologio è chiuso quando... quando non è ancora identificato. Dobbiamo scoprire cosa è successo, barista. Ma dai! Lo scorreggione. Ah, ok. Ah, ok. 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 Lui è l'autore? ES. Stava caccando ed è stato stritolato. Non ha nome. Lui è ES. È quello che ha fatto il libro? Ma che sia una roba in più, un easter egg, qualcosa? C'era anche lui? Ho detto, bestia! Quello sta cagando duro! Credo che questo sia stato l'attacco del Kraken, proprio la prima vittima. C'era l'illustratore, per questo che non compare. Allora. Era sicuramente Edward Spratt, nome azzeccato, ed è morto, stritolato. Stritolato dalla bestia. Facile. Ok, è stato un piacere, carissimo. Vediamo il prossimo. Figa, quanta gente è crepata qui. No, è di sopra questo. E questo qui è proprio l'attacco, l'inizio. Questo da portare da mangiare. Forse era il cuoco quello lì. Non lo so, adesso vediamo.
Come si dice in gergo, ieri dopo i fagioli ho avuto un grosso attacco del Kraken. Che morte brutta però, eh. Stava cagando per i fatti suoi ed è stato stritolato dal Kraken. Quella cosa lì secondo me è la conchiglia, sapete? Maledetto danese. No cause for trouble, please. Get in the boat. Before I forget, you killed my brother. What? That was an accident. The ropes. It wasn't his fault. I saw the whole thing. Guys, I shouldn't have waited so long. No, don't. Come ci è rimasto lui? Bestia! Che botta! Lui credo sia il chirurgo. Hai ucciso mio fratello. Le cime erano fissate male, quindi lui è quello che si occupa delle cime. Allora, fatemi salire, è il morto sulla scialuppa. Aspetta, quando è che è successo questo? La sventura, quando immagino cercassero di levarsi dai coglioni. Ok, quindi questo qui cercava di salire sulla scialuppa, perché dalla mia immaginazione era al contrario, stavano salendo sulla nave. Dovrei passare sul mio cadavere, maledetto danese, perché non c'è motivo di litigare. Ok, allora lui, danese, andiamo a vedere intanto nei danesi, biscotti, non so, che ce n'è solo uno, Lars Linde, vediamo se poi ce ne sono altre. No, lui è l'unico danese. Perfetto. Ed è stato colpito da un bastone. L'assalitore è una buona domanda. L'assalitore però aveva un fratello, attenzione. Attenzione. Dobbiamo trovare due cognomi, probabilmente tra i marinai. Fammi guardare meglio nell'altra lista. Fammi guardare meglio nella lista di nomi. Allora. Magari non sono entrambi i marinai. Questo è un problema. È strano comunque che due non siano fratelli. Peter Stopovokov. Botteril. Non vedo nomi ripetuti. Due Peters? Due Peters. Mi dite i numeri, per favore? In fondo. Ok, Samuel Peters e Nathan Peters, entrambi inglesi, perché sono entrambi marinai ma sono distanti. No. Cazzo, il... No, scusami. Nathan Peters e Samuel Peters.
Nathan e Samuel. Io provo a metterne uno a caso. Samuel. No. Proviamo a mettere l'altro. Yes! Il cacatore, il bastonato e il malato. Ok. Allora, lui è di colore. Non possiamo identificare chi è, no, niente. Però non credo ce ne siano tanti. Lui secondo me è, lui secondo me è il chirurgo. Puoi identificare l'assassino? Hai ragione, perché l'altro è l'altro. E ok. Ma l'abbiamo già capito chi è? È Nathan. È Nathan Peters, no? L'assassino. Ho capito male, scusa. Perdonami un attimo. Cioè, scusa. Quanto ricordi? Fammi vedere un attimino. Perisce qui, ecco qua. Ucciso da Nathan Peters. Perché è difficile scoprire l'altro? Era Nathan Peters per ovvi motivi. Grazie a Lucertolux per i 27 mesi. Rinnovate, ragazzi, rinnovate, che siamo a fine mese. Niente, volevo fare questo gesto. Perché mi sono buttato. Beh, sono andato per esclusione. Il gioco non annulla l'esclusione, eh? Grazie a Freya! Sono contento che tu abbia risolto con il Prime. No, non avevo indizi, ok. Però guardate che il gioco dice che puoi andare per esclusione. Anzi, dice che delle volte sarai obbligato ad andare per esclusione. Quindi non mi sento minimamente in difetto. Ok. Chissà come è morta la capra. Hai capito il Kraken? Che botte che gli ha dato questa ciurma. Sparizioni. Sette anime perdute sono sparite durante gli eventi di questo capitolo. Nathan Peters. Allora, qua i cinesi adesso ci arriveremo per esclusione. Allegria. Opla.
Allora, qui il capitano. Che mi hanno già dato, sì. No, ragazzi, c'è qualcosa che non mi torna. Alcuni cadaveri hanno le moschette sopra, altri no. Sì, sì, siamo già stati qui quando quello che si è sceso. Questa è la prima cosa che abbiamo fatto in assoluto. E qui c'è la moglie del capitano. Identificare la morte dell'altro Peters. Ma dove cazzo è l'altro Peters? Come faccio a trovarlo? Non so se le mosche siano perché ci sono altri ricordi oppure perché è completo. Si è aperto il piano sotto? No. No. L'altro Peter si è morto per delle cime, confermo. Però non ne abbiamo viste. Non si può scendere ancora. C'avevano anche la televisione, guarda. Torniamo dalle mucche, perché effettivamente lì c'era molta roba. I cinesi. Fermiere con la scimmia. Fermiere la scimmia. No, non c'è altro qui che ci interessa. In quello che caga, però, c'erano delle situazioni. Non ho identificato il marinaio di colore perché il gioco mi ha detto che non posso. Cioè, mi ha detto che guarda che... Quello è rimasto schiacciato dal cannone dato che parlavano di cime. Questo qui dici? Sentiamo. Ascoltiamo, Allora, potrebbe essere. Però qui dove siamo? La sventura. Cannone non fissato, effettivamente. Lui è morto durante il Kraken. E quello lì del fratello... Cioè, fratello, quando è che gli ha detto? Durante la fuga, aspetta. Non mi ricordo. È morto prima. Ma quindi loro scappavano prima dell'arrivo del Kraken? Scappavano, stavano andando sulla scialuppa. Questo è l'omicidio. Ferro tagliente. Ok. Ok, sì. La sventura. Questo qui è morto prima. Prima che succedesse la cosa del cannone e tutto quanto.
Vedi? Noi siamo qui, in questo momento. Non siamo chi è, non sappiamo chi è. Questo qui è tre ricordi. Qui, poi... Ah, mi fa vedere solo quello. Tre ricordi... Annota ricordi. Era qui. Era qui. Questo lo dobbiamo assolutamente rivedere. Ed era qui. Vabbè, qui c'erano tutti. Signor Wolf? Abbiamo identificato la morte di Wolf, vero? Non me l'ha accettato, però. Aspetta. Ah no, sì. Sì, sì, ok. Me l'aveva accettato. Danese deve essere vicino a fratello morto, no? Hai ragione. Però in realtà se ne stava già andando qui. Vedi? È la prima cosa che fa il danese. Quindi il fratello è morto nei soldati del mare, che, di cui non sappiamo assolutamente un cazzo. Non abbiamo la minima idea di che cazzo sia sta gente. Devi andare nei luoghi cerchiati? Quali sono i luoghi cerchiati? Scusami. Qua? Porca vacca. Che dinamica. Io vorrei andare di sotto, ma non so come arrivarci. Devo spammare una live speciale, è vero. Venerdì faremo una squad con Karim e la Roby. Con Karim e la Roby ci sarà una squad all'orario di Karim. E io poi dopo devo portare la macchina ad aggiornare, quindi devo anche telefonare per spostare l'appuntamento di un quarto d'ora 20 minuti, perché sennò non ce la faccio. Grazie a What You Mean, ciao gatto, un salutone, quasi un bebè. A lei, grazie. Sì, Gabriel. Ah, sì, mi ricordo. Dobbiamo streamare tutti contemporaneamente. Il che è strano, perché io pensavo che la live doveva essere giovedì, eccolo qua. Doveva essere giovedì e dovevamo fare la live dalla Roby. Invece ci hanno detto, no, dovete streamare tutti. Ho detto, vabbè. Allora, mentre lui moriva cagando, questo, coi piedi, non si sa chi è, 45. Chi sia il cuoco, lui? Sta portando il cibo. Chiacciato da un cannone non fissato. Secondo me lui è il cuoco. Per forza, cioè, chi portava da mangiare se non il cuoco? Un assistente? Un assistente potrebbe essere l'assistente di... Effettivamente avete ragione. Aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Lui è il terzo ufficiale e lui sarà il suo assistente. Per forza. Cioè,
cioè secondo me è così. Per esclusione. Grazie ad Alan, mi sono abbonato dopo anni, signor Gatto, dopo tanta assenza ritorno a seguirla dai campi di rugby di Treviso. Buona live e buon lavoro. Si diverta. Ah, grazie. Sì, no, volevo sapere i ricordi. Marinaio. Quanti cinesi, porca miseria, non riesco più. Lui chi è? Boh. Le brande. Abbiamo visto lui e basta. 57, ho capito, però. Dieci. Ah, dite che è morto questo qui nella branda? Ma no, ma sono tutti coperti, stanno dormendo. Qui è chiuso. Lo stesso ragionamento del numero di brand è con quello con la Tisi, hai ragione. Era... Allora, eravamo qui. Vabbè, a me pareva fosse qua. Però qua non c'è. E allora era dall'altra parte, aspettate un attimo. Perché mi ricordavo i giocatori di carte qui. Era qui allora. Il 10. Possibile 10. Sembra strano. Fosse... Carpentiere. No. Pure era qui. Voilà. Allora, aspetta un attimo. Qui c'è stato tutto sto casino qua. Stavo sbagliando di un piano, possibile? Sì. Ok, eccolo qui. Era qua. 54, porca puttana. C'era scritto. Ah no, ma avevamo già trovato lui. Ah, perché lo chiama anche per nome. Sì, l'avevamo anche già identificato. Questo è 51, però aspetta. Questo non è mica male. Quest'uomo è il 51. Ok. Questo è X. Carpentiere? Può darsi? Perché X? No, dall'altra parte non c'è scritto, ci ho già guardato.
No, non credo sia giusto lui. Lui è un altro indiano. Infatti, vedi, sono la company degli indiani qui. Andiamo a cazzo, eh. Lui è Abram. Ma chi cazzo sono? Yes! First try! Sono il signore degli indiani. Uff, ok, quindi aspetta, possiamo identificare anche l'ultimo, questo qua. Non sono finiti gli indiani? Aspetta, me ne dice uno, com'è? Non può essere. Finiti più persi. Ah, India, eccolo lì. Ma tutti gli altri? Non è possibile, scusami, non mi segna. Ah, perché non sono morti? Perdonami. Allora, fammi capire bene. Lui era Abram Akbar, marinaio. Lui era... Come ignoto. No, lui, l'altro lui. Lui era Solomon Seed. Ok. Scusa, eh? Ma dove sono loro adesso? Spariti? Com'è possibile sta cosa? Ah, quelli identificati giusti li fa proprio scomparire? È vero! Oh, ecco dove era il problema. Perfetto, va bene. Allora, io lo metterei sempre tra i marinai. Erano tutti marinai, quelli mettiamo marinaio pure lui. Ma sì, crepi l'avarizia. E com'è morto? Che fine ha fatto? Chi sei? Ma sì, ma marinaia... È un po' fastidiosa questa cosa qui, però. Avrei preferito averli per fare un confronto più diretto. Allora, questi qui sono i russi. Dite che questo qui è il baro. Stato sparato da non si sa chi. Come non si sa chi? Difficile, mi dice anche che. Vai nei capitoli bianchi e trovi i luoghi cerchiati. Non ho capito. Aspetta, eh. Ah, così? Ha il senso che devo andare al passaggio di babordo. Ah, ok, inteso in questo senso. Dov'è? Passaggio di tribordo e di... Quindi è fuori. Ma io qui non ci posso andare. Oh sì. Sì, ok. Come ci arrivo lì? Ah, ho capito. Grazie, non avevo capito questa cosa qui. È una bella meccanica. Ti ringrazio per avermela fatta vedere, perché non... Giuro non ci sarei arrivato. Guarda qua. Grazie mille. Avevo detto che c'era un morto dietro al muro, comunque, l'avevo visto. Someone shoot the damn thing!
stato sparato dall'altra parte. Ragazzi! Cazzo! Cosa merda è successo su questa nave? Sì, sì, le hanno sparato per sbaglio. Si vede che lo sparo viene da dietro il granchio. No, dai, porca troia. Sì, ho capito che un granchio reale possono essere così grandi, ma non posso, non sono neanche così pericolosi. E poi è sotto coperta, eh. Che questo bello sono come morta. Vanno al lazzaretto. Ah, non posso uscirne più? Sì, ho capito, c'è il Kraken, ok, però... Non posso più tornare indietro adesso. Grazie a Black Cloud per i 20 mesi. E negli spioncini vedo di tutto e di più, però... Il macellaio. Beh, sappiamo come è morto. Credo. Però non posso farlo ora. Eh no, dovrebbe essere qui. Sa che li devo identificare prima. Vabbè, aspetta, eh. Ok. Eccolo qua, appunto lui. E vedi, prima non mi faceva passare di qua. L'ho andato di sopra? No. Ho perso. Ah. Qua. Abbiamo 10 minuti. Sì, sono le conchiglie sicuramente. È un'arma Covenant. Che cos'è successo? Ok, qui è dopo quando hanno ucciso il granchio. Che sia morto il macellaio qui? Non lo so. Ok, i granchi giapponesi però non spruzzano aculei dal culo. Granchio istrice!
Sì, ok. Ha avuto una sorte ignota. E qua che cazzo gli mettiamo, scusami? Perforato. Perforato. Ah, da una terribile bestia, ok. Me lo mette da solo. E questo? Oh, Nose! È un altro che conosciamo, lui. L'allievo ufficiale. Sarà lui? No. Sì. Perforato bestia, come mi ha perforato bestia. Perché mi deve far fare i giri del cazzo, guarda. Che fastidioso, che fastidioso. Mi sta piacendo veramente tanto, ragazzi. Ma veramente, veramente tanto. Veramente granchio. Beh. Beh, oh, posso? Bruciato? Anche questo è perforato, eh? Questo qui mi sa che è quello che è andato qui dietro e poi è stato ucciso o sparato. Pensa questo povero Cristo. Sì, la scena dopo, quella che abbiamo visto prima, che la scena dopo gli stanno tirando dell'acqua addosso, però è morto bruciato. Cazzo. Chi deve identificare di qua? Questi gentiluomini. Ok. Scusate. Secondo me gli hanno dato fuoco per ucciderlo. Ah.
No, non era Charlie il granchio. Charlie è quello che gli ha lanciato la cosa. Si vedeva, era per terra. Morti. Decapitato. Cioè, entrambi. Dov'è l'altro decapitato, scusa? Cioè, almeno mi sembra. O decapitati o strangolati. Dite che era meglio strangolati. A me sembra che stia tagliando, però. Grazie a Pinco, buongiorno. Buongiorno. Ah, sì, mi ricordo. C'è il sangue, effettivamente. Vabbè, allora, intanto facciamo quest'ultima. Ah, lì in alto dobbiamo andare. Come arrivo lì in alto? Permesso, signor Granchio. Cazzo. Cazzo. I soldati del mare si chiama il capitolo, perché questi qui controllano i granchi e ci stavano seduti sopra. Puttana, ma che cazzo è? Terribile. I cadaveri hanno ancora la testa attaccata? Mi sembra di no. Da quel che vedo, no, vedi. Terribile tutto ciò, è veramente terribile. What's going on? Stay back. He's already got the neck. Hey. Come on, boss. No. Get there. Hey. Cats. Cazzo di creature sono. Figo anche il la traiettoria. Bellissimo. Cioè, immaginati di essere in nave e ti entrano dentro delle bestie del genere. Mi ammazzo io. Parlando di maledizione, ora capisco perché tra il Kraken e queste cose, effettivamente. Quest'uomo, chiunque gli sia. Quanto abbiamo? Abbiamo ancora poco tempo. Più che altro vorrei finire di fare le identificazioni prima, perché se salvo adesso non so se mi salva tutto. Finisco e poi chiudiamo. Porca troia. Che spadona. Chi è che devo cacarmi questo? Il copione non è la bestia ma nemico, come dicono nel dialogo. No, beh, ma prima me l'ha accettato il perforato, eh. Grazie a Colotec per i 32 mesi. Ah, no, dici nemico. Perché. Vabbè, ho capito. Ma io le ritengo delle bestie queste cose qui. Thank you.
Cioè, secondo me bisogna identificarli come nemici? Sei stata tu? Stai andando tu? Grazie. Sì, ce n'era più di uno, vedi? Hai risposto? Lo so che è tardi, adesso chiudo. Finisco questa cutscene e chiudiamo. Forse è meglio nemici. È un Nazgul con un granchio. E quindi io gli posso dire... Ecco, che cazzo dico, scusa. Ucciso da... Arpione. Nemico. Vabbè. Ragazzi, ci fermiamo, perché sennò... Andiamo veramente troppo... È terribile questa situazione, io non so... Ah no, questo qui è morto infilzato. No, sì, ha un arpione in mano. Non lo so, vabbè. Salvataggio, ok. Non ho idea. Non ho idea. Vi raido i termosifoni e gli diciamo: scusate il ritardo, avevamo a che fare con dei granchi giganteschi sparaculei. Ci vediamo stasera col gioco dell'oca, ragazzi. Grazie a tutti per le donazioni, sub e sub. Buona giornata. Ciao.